Se questi sono gli ordini di Berlino, procedete. Preparatevi, siete libera. Io? Sì, avete sentito benissimo. Cominciate a prepararvi, verranno a prendervi. Hai visto? Che t'avevo detto? Lo sapevo, me lo sentivo. Che t'avevo detto? È successo. È finita. Ce l'hai fatta, Fei! Oddio! Non ci posso credere. Almeno una di noi è riuscita. Non è possibile. Mi mancherai da morire. Bambini! Ma sono così contenta per te. Così contenta. Bambini? Quali bambini? Avete dei bambini? Certo che ce li ho. E voi lo sapete benissimo. Ho un bambino di un anno e uno di tre. Me l'avete portati via quando sono arrivata qui. Per favore, controllate, controllate bene. Sentite, signora, io dei vostri figli non ne so nulla. Devo solo accompagnarvi in Slesia. Come in Slesia? Ma mi hanno detto che ero libera. Avrete capito male. No. Eh no. Io ho capito benissimo. Cos'altro volete da me? Che cosa volete sapere che non vi abbia ancora detto? Voglio parlare con mio marito. Voglio parlare con la mia famiglia. Devono sapere che cosa mi è successo. Voglio parlare con il vostro comandante subito! Signora, per favore. No. No, vi prego, ascoltatemi. Voglio vedere i miei bambini. Vi prego. Voglio vedere i miei bambini. Poi farò tutto quello che volete voi. Andrò dove volete voi. Vi prego. Se no penseranno che li ho abbandonati. Signora, è inutile fare scenate. Sarà un viaggio lungo. Tanto non c'è niente da fare. Sono gli ordini. Signore, è arrivata la macchina. Prendete la valigia, è l'unica cosa che vi servirà. Andiamo. Devo andare in bagno. Vi prego di consegnare questo biglietto alla signora Ilse von Hassel, a Ebenhausen. Mamma, mi stanno portando verso est in Slesia. Hanno preso Corradino e Robertino, non ho più avuto loro notizie. Fuori! Andiamo, fuori! Fuori!
Dove mi portate ancora? Al comando ci diranno la vostra destinazione, signora. Prego. Nuovo arrivo. Uomo o donna? Donna. Giovane, ecco. Sui 25 anni. Potrebbe essere una delle figlie dell'ambasciatore von Hassel. Dicono che siano molto belle. Sì, potrebbe essere lei. Dicono anche che la madre e la sorella siano state arrestate e poi rilasciate. Prego, signora. Cos'è questo posto? E cosa ci faccio io qui? Siete una dei nostri prigionieri speciali, signora. Cosa vuol dire speciale? Ne incontrerete degli altri di sotto. Stiamo aspettando per voi notizie da Berlino. Potrete girare liberamente qui, ma a vista. Se vorrete allontanarvi, dovrete chiederci un permesso, che a discrezione vi sarà concesso o negato. Non tentate la fuga. Vi avverto, ne subirete le conseguenze. Siete sempre controllati a vista. I miei figli. Dove sono i miei figli? Non saprei, signora. Qua sicuramente non ci sono bambini. Potete scendere a controllare. Buongiorno. Buongiorno, io sono Faye von Hassel. Oh, la figlia di Ulrich von Hassel? Sì. Venga, cara mia, venga, venga. Io sono Elisabeth von Stauffenberg, cugina di Klaus von Stauffenberg. Colonnello Klaus von Stauffenberg? Sì, sì, lui, il criminale, come lo chiamano loro, che non è riuscito ad ammazzare Hitler. Questo è mio marito. Lieto. Piacere. Zio Moppel. Signora, prego, accomodatevi. Grazie. Prego, prego. La famiglia Kuhn. Piacere. La famiglia Gördler. Il nostro dottore. Signora. Anneliese, Marianne. Piacere. E mio cugino Alex, docente di storia antica all'Università di Monaco. Signora von Hassel. Piacere. Prego. Grazie. Vi hanno già interrogati? E su che cosa? Mia cara, come voi, non avremmo molto da dire. E loro lo sanno benissimo. Prego. Grazie. La nostra unica colpa è di essere più o meno imparentati con gli autori dell'attentato. Imprigionarli e ucciderli non gli è bastato. Noi siamo parte della loro vendetta. Capitano Robbins, posso presentarle il capitano Pirzio Biroli dell'esercito italiano? Sì, certo. Lei vorrebbe attraversare le linee?
Signor sì, con un gruppo di guastatori della brigata partigiana di Gualdo Tadino, che dovrebbe sfondare qui. Capitano, parliamoci chiaro. Io capisco che lei abbia ragioni personali, gravi, ma questa non è una guerra privata. Ci abbiamo già provato. Siamo inchiodati qui davanti allo stramaledetto passo della Futa da settimane. Non si passa, creda a me. Purtroppo non si passa. Io le sto soltanto chiedendo di provarci, capitano. Un altro campo minato, capitano. Un altro campo minato. Ritirata immediata. God damn it. No, wait! Fateli tornare indietro. Ditegli di tornare indietro. Send them back. Send them back, please. Come on. Signora von Hassel, signora von Hassel. Non abbiamo avuto modo di parlare molto dal vostro arrivo. Ricordate, sono Alexander von Stauffenberg. Signora, credo che non sia il caso di fare quello che avete in mente. Stanno qui intorno, anche se voi non li vedete. È meglio tornare. Permettetemi di accompagnarvi. L'unico dovere che abbiamo qui con noi stessi è di non ammalarci. Oggi fa molto freddo. Sapete che le lacrime non si ghiacciano? Mi dispiace. È che non riesco a capire cosa ci sta succedendo. Noi siamo chiusi nel cerchio dell'inevitabile, che è molto più di una prigione. E allora? Bisogna avere la saggezza di aspettare. Aggrappandoci alle ore, ai minuti, aggrappandoci a tutto, anche alle sfide più assurde. Pensate, io sto studiando Dante. Insieme al dottor Girdler. L'ho trovato qui, forse l'ha dimenticato qualcuno. Lo trovate comico, eh? Capisco che in un momento come questo possa sembrare ridicolo. No, anzi, lo trovo bellissimo. L'ho studiato in Italia, dovrei ricordare qualcosa. Nel mezzo del cammin di nostra vita. Mi ritrovai per una selva oscura. Va meglio, Fay? Sì, grazie. Dopo aver parlato con Alex von Stauffenberg, che ogni giorno di più si rivela essere per me un amico insostituibile, ho deciso di riprendere il mio diario. Non ho molta carta e temo che la matita si consumerà presto. Ma spero che raccontandolo l'incubo nel quale sono caduta diventi più comprensibile. Qui tutto è assurdo. Una prigione senza sbarre dove passiamo le giornate ad aspettare la nostra sentenza di morte. Come se questa vita sospesa nel nulla fosse normale. Come brava, vero? Molto brava.
Buonasera. Buonasera. Aprite! Forza, aprite! Aprite! Forza! Preparatevi, fate i bagagli. Avete un'ora di tempo. Verrete trasportati altrove. Un'ora, veloci! Che succede? Sapevamo tutti che quella dello chalet di Reiners era stata soltanto una parentesi. Questo treno sul quale siamo da giorni e giorni ci sta portando sicuramente verso quello che sarà il nostro vero destino. Nessuno di noi lo dice, ma temiamo il peggio. Non ne ho idea. Seduti! Strappatevi i grani. Avete sentito? Voi non appartenete più all'esercito tedesco. Questi gradi ce li siamo guadagnati e non abbiamo fatto niente per vergognarcene. Se volete strapparceli, fatelo voi. Strappatevi i gradi. È un ordine. Ehi.